rapporto ricco, complesso, articolato. Sembra che i dati provinciali dell'economia abbiano molti punti in comune sia con i dati della Regione Lazio sia con i dati nazionali. Penso che anche le previsioni 2009 siano, abbiano punti in comune, perché a livello nazionale si prevede una riduzione del PIL del 4%, un aumento del 2% della disoccupazione. Sulla regione nazionale va dal 7 al 9, noi già siamo al 9 e rotti, al 9,6, quindi diciamo il dato nostro rischia ancora di peggiorare. E poi ecco questo restringimento della base produttiva, una difficoltà dell'economia complessiva, una diminuzione dell'export. Però qui mi veniva da fare una riflessione. Probabilmente, paradossalmente, la struttura più tradizionale dell'economia viterbese può servire ad accudire meglio le difficoltà della crisi, perché noi abbiamo già un export basso, addirittura il rapporto dice che scenderà sul più 5%, la livello nazionale sta attorno al 20%, quindi siamo molto indietro, e poi quasi la metà di questo export lo dobbiamo a Civita Castellana, al distretto ceramico. E quindi ecco, dobbiamo concentrarci su questo aspetto. Io ricordo che la Regione Lazio nei bandi tanto grazie dell'opportunità, grazie anche dell'occasione, che è un'occasione ormai annuale, ma è un'occasione di riflessione. Credo che abbiamo la necessità, ne sentiamo la necessità e l'urgenza di ritrovarsi e di ritrovarci per capire meglio effettivamente come vanno le cose, il perché siamo in un certo momento storico, al di là anche che noi molte volte sembriamo essere veramente fuori dal sistema che condiziona il mondo, no? Dice Viterbo comunque, al di là delle cose, subisce poco la crisi. Perché? Perché forse siamo stati un po' fermi forse nel tempo, e questa cosa, diciamo, se da un lato in questo momento ci consente di guardare con un attimino più di tranquillità anche questa crisi, però ci dovrebbe far capire che forse la nostra necessità di rinnovarci è ancora più profonda, è ancora più forte, e ne abbiamo ancora di più la necessità. Io faccio soltanto due brevi riflessioni, guardate, e credo che ne abbiamo così necessità di farlo. Noi abbiamo visto i dati, li abbiamo ascoltati, noi siamo soprattutto agricoltura, ambiente e qualità della vita. Questa è la provincia di Viterbo, e credo che su queste tre basi poi si possa costruire tutto. Del credito, del sistema bancario che sia più forte e più vicino, più forte e più vicino. E quando dico queste due parole, più forte e più vicino, è che lo vogliamo sentire più nostro, più del territorio, più vicino, che sposa con noi i problemi, ma che non è soltanto una controparte, ma che è qualcuno che insieme a noi sta facendo un percorso. E questo è importante, che il sistema del credito sia a fianco di chi scommette. E io, che non faccio l'imprenditore, ho veramente tutto il rispetto possibile per chi di questi tempi fa impresa o si rivolge a fare impresa o scommette. L'altro tema è il patto generazionale di cui tutti parliamo. Diceva bene l'onorevole Parrucini, noi dobbiamo guardare un attimino sotto di noi in termini di età, lo parlo io che ho qualche capello bianco abbondante. I ragazzi di 30 anni, i nostri ragazzi, non più semplici operai senza un titolo, ma laureati, e laureati anche con master, li ritroviamo che noi, questo territorio, non siamo nell'opportunità di garantirgli qualche speranza di avere un futuro qui sul territorio. Ed eccoli che queste vere energie, vere più di quelle economiche,
sono così indotti ad andarsene dal territorio, ad allontanarsi, e noi rischiamo l'invecchiamento del territorio. L'invecchiamento del territorio. E il patto tra generazioni qual è? È quello che il mondo del lavoro sappia dialogare direttamente con l'università, l'università sappia in qualche modo modellarsi alle esigenze del futuro che si disegna per sfornare e camminare insieme, e dall'altro lato dobbiamo essere bravi a far posto e a scommettere sui ragazzi, perché è solo loro che ci garantiranno che la nostra Tuscia ci avrà un futuro. Grazie.